ce l'abbiamo tutti, ma non puoi fare uno sciopero così. Questa è una capitale, questa non è una capitale. Roma è un dramma per i mezzi, già normalmente, figuriamoci poi quando ci sono gli scioperi. Sono appena uscito dalla metro che è rimasta bloccata. La metro ha chiuso. Sì, sì. Questo prende l'autobus. Pienissimi e in realtà non devo fare, ne devo prendere 3 o 4 per arrivare dove devo arrivare. È un po' un casino. Se a me costa di perdere. Ieri la città era bloccata per i taxi, oggi per lo sciopero di ATA. Ma io non ce la facciamo più, allora siamo rassegnati, basta. Lo sciopero è sempre così, poi sai, quello dei taxi. La capitale in subbuio. Esattamente. Fortunatamente la protesta dei taxi è rientrata. Sì, però mi sembra che ci sia abbastanza confusione. Non ho parole. È di Roma, no? No, Milano. E quando arriva a Roma facciamo segno della croce, come si dice, speriamo. Oggi si torna al lavoro? Esatto. Dopo 6 giorni di protesta? Giusta. Aggressioni di ieri al Nazareno, il tirapugni? Tutto fumo per confondere le idee. In una grande manifestazione c'è sempre qualche balordo che gira. Purtroppo si infiltrano sempre. Non credo erano tassisti. Sono da condannare, è una minoranza che non ci appartiene. Mi dispiace, però hanno preso un giro a categoria. C'è un gruppo di forza nuova dentro la protesta dei tassisti che intimidisce anche gli altri, No, non è vero. Secondo lei c'è qualcuno però che viene intimidito, costretto a scioperare? Ma penso di sì. Ma... Oggi ritornate al lavoro perché non si poteva non approfittare dello sciopero dei mezzi. Non solo per quello, non avevamo più cosa mettere sulla pentola, quindi. Adesso la fila dei taxi è quella che è. Io ho pensato una cosa, di farmela a piedi. Avevo un tempo ma ora non penso più.